Beh ragazzi, qui è Eberman, benvenuti sul mio canale. Siamo a questo video un pochino di nuovo in questo vlog dove appunto parliamo un pochino delle sigarette, quindi del fumare. Oggigiorno tantissime persone fumano già da anni. In questo video parliamo, ragazzi, cosa ne penso del fumo, cosa ne penso del fumare, cosa ne penso delle sigarette, cosa ne penso delle sigarette elettroniche. E se fumare è un vizio o un'abitudine, ecco. Allora, per quanto mi riguarda il fumo, ragazzi, questo video innanzitutto lo faccio da esperienza personale, perché l'ho provato, sì, perché altrimenti non farei questo video mai. Settembre 2016 ho provato una canna, no vabbè ragazzi, ho provato una pipa, ragazzi, quando ho provato, non è che ti fa schifo, anzi, cioè, non è che fa schifo, anzi, ho detto, cazzarola, neanche non è male alla fine, cioè, sai, senti poco niente del fumo, perché alla fine sì, tiravo, cioè, ma come, boh, vabbè, non è male, not bad, dicevo, not bad, veramente, ho detto, forse, forse qualche sigaretta una volta a settimana così, o una volta al mese, boh, ho detto, vabbè, poi però, non ho proseguito, per motivi di non interesse così tanto, perché alla fine, cioè io fumare alla fine mai non sono stato interessato così tanto su questo aspetto, però ecco, provando devo dire che è veramente incredibile questa cosa, è veramente incredibile, cioè ti tira dentro in una maniera pazzesca che non te la puoi immaginare, cioè voi che non avete mai provato a fumare una canna, una pipa, una sigaretta normale con nicotina e robe varie, non è vero, cioè quando tu provi, una volta che provi, cazzo, non è male. Allora facciamo una volta. Cosa succede? Dopo pian piano diventa una bella abitudine, come la mia abitudine qui, parlare col mio microfono ogni giorno quasi, perché io sono qua in camera mia, da queste quattro pareti da anni, quindi è un'abitudine usare i telefoni moderni, è un'abitudine, ma niente, non una abitudine così, un hobby, cioè diventa addirittura anche una dipendenza psicologica, e questo dopo è grave, ecco, visto che alla fine, ragazzi, per non finire le scuole, per non studiare, per non fare video, per giocare bene a tennis, per fare schifo a tennis, proprio il lezzo, il macio incredibile, proprio per... è tutta una psicologia. La psicologia, ragazzi, purtroppo, è fatta così. Non c'è scampo, ragazzi, finché tu non ti metti in testa una cosa, che il fumo è un veleno, devo smettere di fumare, perché se non ho mai fumato, posso anche smettere. Ma fin quel momento, ragazzi, cioè io, voi sapete bene, tutti sanno bene cosa fa il fumo, eccetera, ma alla fine è tutto nella testa. Poi, se non ce la fai, pazienza. Quindi, riguardo la sigaretta elettronica, anche quella era molto interessato, devo dire, che in teoria è molto meglio, non c'ha quel, cosa, non c'ha la nicotina, che cazzo non c'ha, non mi ricordo, va. Però alla fine ho detto, va, sti cazzi, va, che mi tocca fumare il fumo, mi tocca, no, rovinare i polmoni. Quindi, se siete in gamba, se siete ancora indecisi, avete iniziato a fumare, però sai, dici, ho quella voglia, togli da parte, sigarette da parte, prendi una sigaretta elettronica, se devi proprio fumare qualcosa, devi buttare fuori il fumo, lo devi buttare fuori, compra una sigaretta elettronica, e sì, anch'io potrei diventare subito un fumatore, senza problemi, non è impossibile. E purtroppo nel 2017 c'è ancora questa possibilità e ancora si può fumare, veramente è un mondo disastroso, veramente un mondo che cioè, non è che adesso giudico le persone che fumano, però chi si è inventato tutte queste stronzate, l'alcol così forte, c'è il fumo, c'è, non serviva, cioè su questo mondo veramente non serviva fare queste cose, non serviva, e lo so, vado contro qualcuno, ma così è, cioè, se siamo proprio obiettivi,
Obiettivi, obiettivi. Iscrivetevi al canale, ragazzi. Noi ci vediamo ovviamente nel prossimo grande video. Lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi per piacere di Dio Cristo. Devo pregare. Devo pregare per gli iscritti che pian piano stiamo salendo, incredibile. Stiamo pian piano salendo, pian piano in cima, cima, ne vedi in teudima. E noi ci vediamo al prossimo video. Sì, ho fatto la battutina, qualcuno l'ha capita, qualcuno. Bella.